Palermo, 2 gennaio 1951. Nasce un bambino destinato ad entrare nei cuori di tutti i palermitani grazie alla sua arte popolare e piena di poesia. Giovanni Alamia nasce in via San Martino, nel cuore di Palermo, nel centro di questa città che adorava e che ha omaggiato fino alla fine attraverso le sue opere. Una città che ha ricambiato questo amore, ma che ad un certo punto sembra quasi aver dimenticato Giovanni. Stando a Wikipedia, a Palermo verrebbero organizzate iniziative in ricordo di Giovanni Alamia ogni singolo anno. La realtà però è diversa. Da ormai oltre 15 anni non vengono più organizzati eventi in suo onore e le sue opere vivono soltanto attraverso le tantissime persone che ancora le ascoltano. Con questo documentario voglio raccontare Giovanni Alamia come artista, ma soprattutto come uomo. Ma non lo farò da solo. I suoi amici storici Paride Benassai, Giacomo Civiletti, Gino Carista e Sassa Salvaggio ci accompagneranno in questo viaggio. Ma c'è una persona che più di chiunque altro ha fortemente voluto ricordare Giovanni. Sua moglie Ketty. Io sono la moglie di Giovanni Alamia. Ci siamo conosciute nel 69, ci siamo sposati nel 74. Ho avuto una ragazza che adesso ha 51 anni. Dopo ho avuto un altro ragazzo che adesso ha 31 anni. La prima casa nel 71 che abbiamo affittato era a Piazza Ingassone, sotto l'arco. La prima casa, e siamo stati lì 2 anni. Sotto l'arco? Sotto l'arco lo Questa bellissima giornata siciliana, con lo sfondo del Golfo di Castellammare, devo ricordare un mio grande amico, Giovanni Alamia. Sono un po' imbarazzato perché dentro di me veramente ci stanno tantissimi ricordi, tantissime storie e tanta poesia che mi ha lasciato Giovanni e che ha lasciato a tutti noi. Giovanni Alamia, un amico che se n'è andato troppo presto. Abbiamo lavorato insieme per diversi anni e ho avuto modo di apprezzare la sua poetica. Secondo me Giovanni poteva essere considerato il gran agnello di Palermo. Parlare di Giovanni Alamia è un piacere, perché io ho avuto come devo dire, l'onore di conoscere Giovanni. Dico l'onore perché Giovanni era una bravissima persona. Io sogno più piccerino rispetto a Indo, perciò ho cominciato artisticamente dopo. Però ricordo benissimo gli inizi, quando avevo 16 anni ero affascinato, lui faceva parte di questa traziere, se non ricordo male, e mi fecero fare un personaggio che si chiamava Fofò, che tipo faceva una specie di imitatore, e poi nello sketch dicevano: Fofò, tu sei sprecato, diventerai famoso. E poi insomma fu la verità. Giovanni, come tanti altri artisti palermitani, ha iniziato la sua carriera da zero, dalla strada, dai teatri di periferia alle radio locali che arricchivano culturalmente Palermo negli anni 80 e 90. Giovanni ha iniziato la sua piccola carriera ai tempi. Cominciarono a strimpellare con la chitarra con Sperandeo, Burruano, ogni tanto andavamo a Roma che lui era al Teates, che studiava l'edizione e scuola di teatro. Poi nel 76-77 hanno cominciato con dei piccoli sketch, piccole seratine, interventi nelle radio private. Lui non dormiva, la notte andava nel salone, cominciava e quando finiva la canzone tornava a letto di mattina. Giovanni è stato per me un autentico cantore dell'animo panormita, palermitano, una figura che ancora oggi è molto amata, perché quando gli artisti che sono in qualche modo artisti che provengono dalla strada con il senso, diciamo, più alto, un po' come i giullari di corte, un po' come tutte quelle espressioni veramente autentiche, vengono dalla strada, raccontano la strada, raccontano gli umori, le passioni, i dolori di una terra.
E Giovanni in questo era veramente straordinario. Nel 1981 accade un fatto che forse conoscono in pochi, ma che segna profondamente Giovanni Alamia. L'arresto, le pesanti accuse, il trasferimento immediato al Lucerdoni di Palermo, dove rimane per 2 anni. A lui devo per esempio il fatto che a un certo punto della mia vita io portai il teatro dentro il carcere Lucerdoni di Palermo. Fu la prima volta che il teatro entrò dentro il carcere, ma la verità è stata, il teatro era già entrato dentro il carcere un po' prima, per un incidente di percorso di Giovanni. In quell'occasione Giovanni ottenne il permesso dalla direzione del carcere di far entrare la sua chitarra dentro. Tutta una roba che in quel periodo era molto molto difficile. Eppure Giovanni, con la sua simpatia, con la sua semplicità, con la sua onestà intellettuale di uomo popolare, riuscì a far entrare questa chitarra dentro il carcere. Lì lui compose durante quel periodo di ingiusta detenzione, ripeto ingiusta detenzione perché poi Giovanni fu assolto, ma sicuramente quando strappano a un uomo la libertà è un momento veramente molto 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 difficile. Eppure Giovanni riuscì a esorcizzare questo dolore grazie all'arte, grazie alla sua poesia, grazie al suo amore e l'attaccamento per il teatro, per la scena. E lì, in quell'occasione, dicevo, compose diverse canzoni molto belle. Tra queste bellissime canzoni, una su tutte narra, quasi come una cronaca, minuto per minuto, il momento dell'arresto di Giovanni. La canzone è Una giornata qualunque. Vi invito ad ascoltarla, io purtroppo non posso includerla in questo documentario per questioni di copyright. Io ricordo che quando è stato in galera gli scrissi una lettera e quando uscì mi disse: Giacomo, io la lettera l'ho imparata a memoria perché è l'unica che ho ricevuto. Forse mi ha fatto capire così che non avevo sprecato il mio tempo, anzi ero stato utile ad un amico. Quell'occasione mi aprì a me anche una riflessione, perché poi per fortuna Giovanni, come dicevo, fu assolto, uscì dal carcere e a distanza di anni, probabilmente per questo fatto, mi venne in mente di portare il teatro dentro il carcere Lucerdoni, dove feci per 3 anni dei laboratori, invitai poi altri artisti e tanta altra gente. Durante l'intervista non avevo il coraggio di fare domande su questo arresto a Chetti, temendo forse di risvegliare brutti ricordi. Ma una volta fuori, in una trafficatissima via Belgio, senza l'ausilio dei microfoni, le chiedo di dirmi comunque 2 parole. Lui era completamente innocente. Innocente, Giovanni è uscito assolto per non aver commesso il fatto. Giovanni è uscito innocente. Ci sono pure le carte che lo dicono. Io ancora tutto di Giovanni. Questo secondo me è un passaggio fondamentale di questo documentario. Credo sia importante riabilitare la memoria di un uomo a fronte di una detenzione lunga e ingiusta. Da lì inizia un percorso che porta Giovanni Alamia al successo, sfornando canzoni che resistono al tempo e facendo ridere e piangere un'intera città durante il periodo più buio e drammatico della sua storia. E arriva anche il cinema, che porta Giovanni alla fama nazionale grazie a film come La discesa di Aclà, Floristella, Mary per sempre, L'uomo delle stelle e La scorta. Ma com'era Giovanni come uomo? Com'era la mia dietro quella maschera divertente e allo stesso tempo malinconica? Giovanni era una persona dolcissima, dolce, una persona stupenda. Non era mai seccato, non era mai... era sempre allegro. Aveva una battuta per tutti. Andavamo al bar e se prendeva in giro un ragazzo del bar. Andavamo al ristorante e prendeva in giro il cameriere. Abbiamo fatto una partita a Pian del Lago a Caltanissetta, era la squadra di calcio contro medici, giornalisti. Quando abbiamo finito il torneo in giornata, siamo andati a mangiare in un ristorante e c'era un cameriere che Giovanni l'ha definito più brutto del mondo. Era Lario, però era un ammiratore di Giovanni Alamia. Infatti quando ci serviva ai tavoli a lui gli portava doppia porzione e Giovanni gli ha chiesto perché. Dice: signor Giovanni, signor Gian Alamia, io sono presento ogni giorno una sua canzone, una, due, tre, quattro, cinque, non posso ruare.
Allora lui, per ricambiarlo, ha preso il microfono. Signora, adesso se mi permettete vorrei dedicare una canzone a questo, chiamarlo cameriere è riduttivo, questo servo. Questo servo, quello se è un po' gasato. Io dice, voglio cantare una canzone che è inedita, non l'ho cantata mai a nessuno, ma la voglio dedicare a lui. Il titolo è A Cagli Caccio, guarda. Una mattina sentivo odore, puzza di bruciato. Affaccio dalla veranda e lui era nel terrazzo che aveva un pezzo di carbone acceso, un tocchettino di salsiccia, una bottiglia di birra e un pezzo di pane. Si diceva, ma che fai? Mi sto facendo colazione. E lui faceva colazione così. Ricordo che una volta che fummo invitati ad una matinée, eravamo al ristorante e servirono gamberoni. Giovanni venne naturale, come ogni buon gustaio, succhiare la testa del gamberone. E questo attirò su di lui l'attenzione di alcune persone vicine ai tavoli. Una signora lo guardò e lui, con aria assolutamente indifferente, le disse: scusi signora, ma sono ciucciucate, chissà che piacere c'è. E così poi tutti cominciarono a succhiare la testa ai gamberoni come se fossero lumache. Ho avuto l'occasione di vederlo in tante manifestazioni, una volta in una partita anche di beneficenza dove lui arrivò e mi fece quella battuta memorabile, che poi magari ci ha battutito, era naturale. Eravamo negli spogliatoi con la cerniera, diciamo, e picchiare niente prima cacchio. Io ero incinta di mio figlio Claudio e mi lascia nella piazza del Capo, sotto il sole, mese di agosto, mi lascia là. Dopo 2 ore io disse, ma che ha fatto, ma che fa? E scendo dalla macchina, arrivo in questa piazza che c'è una chiesa e vedo confusione. Oddio, che è successo? Mamma mia, che è successo? E allora sentivo voci, gente intorno, ed era lui al centro e tutto mezzo Capo intorno a lui, che lui raccontava le barzellette. E io gli ho detto, mi scuotava, ma poi chiedo una macchina. Era ironico perché aveva le sue canzoni tipo Barone Piscetrema. Proprio sulla canzone Il Barone Piscetrema ho una domanda. Ma questo barone era una persona vera o era un'invenzione di Giovanni? C'era un signore che camminava sempre con un cappello bianco, molto per bene, ed era un barone veramente. Questo era sempre con una scarpa bianca, pantalone bianco, camicia bianca. E questo qua si ubriacava e faceva... Quindi Giovanni, perché noi andavamo sempre, ci lavavamo, dai, ci sono queste taverne, queste cose. Giovanni da lì ha scritto questa canzone, Il Barone Piscetrema. Il Barone Piscetrema lo chiamano così per via di quel tremore dovuto a questo cuore, ma la colpa non è mia, è solo di mamma, e ciò che sto per dire è sacrosanta verità. Soffro di stitichezza per 2 anni che tengo il fegato ingrossato, c'è dolori cervicali, mi dovrei ricoverare ma non c'ho i denari per poterlo fare. Dal dottore ogni mattina cortisone con amina, se lo dico che presenti sto perdendo tutti i denti, ma la mia consolazione è che sono un belladone. Però ci tengo a dire e sottolineo che tutte le belle donne impazziscono per me, per te, per me, per te. Insomma, geniale, come un autentico Petrolini della nostra terra. Salvo Licata a Giovanni, che gli voleva bene da morire, l'ha definito patrimonio dell'UNESCO. Federico Fellini ha definito i comici benefattore dell'umanità, perché la risata fa bene. Con Giovanni di questo ne parlavamo. Fare ridere le persone è un godimento, perché la risata guarisce. Invece, sapete, quando la persona è, respinge. Ricordo in uno sketch a Sgrilla la Notizia che lui venne, fece uno sketch divertentissimo in cui lui si leva là e dice, ma lei che vuole, caro? No, venne per montare, smontare, insomma col suo modo molto caratteristico siciliano e spontaneo. Ho cambiato una lampa qua all'amico mio Enrico Mentos. Esatto. Sì. A pasta si scucina, non sapeva. Un succo, un cinemanco, ma qua c'è attacca chi è? Ma che mi sta dicendo? Dopo i piat, ce n'è niente uno. Dopo tutto mi sta sbagliando. Cioè io passare perché mi mangiare se ti secchi si gola. Meri, ascolta, ci sono. Questo lato goliardico di Giovanni Alamia era solo metà della sua anima, però. L'altra parte, quella malinconica e triste, gli permetteva di scrivere poesie come Terra Mia,
Tano e Vannuzzo, il capolavoro Acqua di Cielo e la canzone che meglio descrive Palermo e la sua gente. Ciazziere. Nei miei spettacoli canto molte volte Ciazziere, perché Ciazziere, io che lavoro per i siciliani all'estero, Ciazziere è veramente una piccola poesia, è una poesia in cui veramente c'è questo sentimento dei siciliani che vanno via, si potessi minni sa mierica, bellissima, una canzone che canto io, ogni tanto la trasformo, dico, lui dice per noi palermitani, o dico siciliani anche per coinvolgere più la Sicilia, ed è bellissima quella scena quando lo dice chi conosce Arrini esce, ciao mamma non ti preoccupare, devo dire che ogni volta che la canto ricevo un sacco di applausi e le emozioni sul palcoscenico si sentono. Giovanni mi ha stupito, vuoi per la sua poesia, perché Giovanni, a parte che scriveva delle canzoni, ma era anche, ecco, era un poeta, uno che scrive canzoni è un poeta. Giovanni era uno malinconico anche, certe volte lo vedevi pensieroso e allora bastava uno sguardo, bastava un sorriso per fargli capire che gli si era vicini. Quando ci vedevamo con Giovanni era una festa, ma veramente. Con lui abbiamo lavorato poco, ci incontravamo, sai, alcune volte nei parchetti, alcune volte eravamo invitati in uno spettacolo già fatto, confezionato, e lì ci divertivamo da morire, lui con la chitarra faceva di tutto, tutto. Il cinema e la musica avrebbero potuto spingere Giovanni a lasciare Palermo per cercare fortuna altrove, magari a Roma, ma l'attaccamento alla sua terra era troppo forte. Non parlava mai di trasferimento. A volte diceva, me ne andrei a Roma, ma fare che? Dice, no, voglio in Palermo. E infatti nella canzone lo dice, ti saluto Palermo, visto che lontano sei più bella. E quella, c'è un'altra canzone che lui parla in Palermo, dice, come mi ascolto Palermo? Cioè, la terra si nasce e si muore. No, no, Giovanni era malato di Palermo, non lo cambiava con nessuna città al mondo. Il 17 agosto 1999 è il giorno in cui Giovanni inizia la sua battaglia più difficile. La diagnosi non lasciava dubbi. Aggredito da un brutto male, Giovanni prova disperatamente a guarire per tornare al più presto sul palco. Mi ricordo che quando Giovanni purtroppo ebbe i suoi problemi di salute, inizialmente questi problemi sembravano superati. Tant'è che organizzammo allora in un teatro a Palermo, si chiamava il Teatro Crystal, tutti noi, un po' tutta questa squadra di attori palermitani, di comici, di musicisti, insomma organizzammo uno spettacolo per celebrare il ritorno in scena di Giovanni alla mia. Un teatro stracolmo, e in quell'occasione Giovanni salì anche lui, malgrado avesse fatto già la chemioterapia, insomma tutta una serie di camurrie per affrontare insomma questo male. E lui salì in scena, anche lui, mostrò in quell'occasione ancora la sua energia, la sua forza. Quando è stato male, io sono andato a trovarlo, o meglio, cercai di andarlo a trovare insieme a Sperandeo, a Burruano, ma non me la sentii di andarci, di guardarlo, perché già mi dicevano che stava molto male e io non me la sentii. Le cose sembravano essersi messe nel modo migliore, sembrava che insomma il peggio fosse passato, e invece purtroppo non fu così, perché di lì adesso non ricordo i tempi, forse perché è giusto così, ognuno ha il proprio tempo nei ricordi, nelle memorie. E in quell'occasione, insomma, da lì a poco Giovanni purtroppo ritornò di nuovo in ospedale. Aveva pure firmato qualche contrattino, poi è subentrata la malattia, Giovanni. Le condizioni di Giovanni dopo un miglioramento iniziale precipitano. Conservava sempre Giovanni questa sua grande forza, questa voglia di, ripeto, di non prendersi troppo sul serio, di esorcizzare il male attraverso il gioco, lo scherzo. In quell'occasione Giovanni mi disse, Paride, io certo nella mia vita sono stato un poco sfortunato,
Ora mi auguro che non debba essere sfortunato pure una sua malattia. Ovviamente passammo avanti, però mi ricordo benissimo questa frase perché poi non vidi più Giovanni, perché dopo qualche giorno mi arrivò invece la brutta notizia. Il 17 febbraio 2000, a 6 mesi esatti dalla diagnosi iniziale, Giovanni perde la sua battaglia, lasciando un vuoto incolmabile per Chetti e i loro due figli. E la mia vita è un vuoto, niente, lasciamo perdere. Io avevo 47 anni quando sono rimasta vedova, sono sempre la moglie di Giovanni, la mia. E Giovanni aveva pure 49 anni, quindi lasciato vuoto a me, ai miei figli, soprattutto Eleonora tantissimo, ma soprattutto Claudio che era piccolino, neanche 9 anni aveva Claudio, che gli è morto addosso mentre lo baciava. Quindi... Palermo si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Giovanni Alamia. La chiesa stracolma, un corteo che cammina sotto le note tuonanti di Giazzieri, che quel giorno sembra far piangere più del solito. Fu veramente un momento di grande amore che la gente di Palermo mostrò per questa figura, ma veramente forte, intenso. Giovanni era lì con noi. C'era il nostro grande Burruano, grande Gigi, grande. C'erano tutti gli attori di Palermo, tutti. C'era anche Palermo. Tutta Palermo. Poi quando, dopo il funerale dentro la chiesa, quando è uscito, hanno messo la canzone Trazieri a tutto volume, che la sentiva mezzo Palermo. Hanno chiuso la strada, c'erano i vigili, c'era la via Noce, da piazza Noce fino a piazza Principe, tutta piena di gente. Un'incredibile coincidenza, quasi una profezia, avviene dopo la morte di Giovanni. La canzone Tano e Vannuzzo è un dialogo fra due pescatori al largo di Palermo, che dal mare vedono la città che pian piano scompare, con Vannuzzo che crede di vedere barche in mare, mentre Tano lo corregge spiegando che Palermo è diventata un enorme cimitero. Vannuzzo crede di vedere la signora Lo Piccolo affacciata al balcone, ma Tano gli spiega che in realtà si tratta di una lapide. Ma dove è seppellito Giovanni? È sotto la signora Lo Piccolo. Avete capito bene. Caso strano, Giovanni andò a finire sotto la signora Lo Piccolo. E quindi dove lui contramente aveva fatto sta canzone e poi ci andò a finire. E ci andò a finire, cioè la signora Lo Piccolo e Giovanni è sotto. Ai Cappuccini, quindi c'è, esiste la tomba. Incredibile. Incredibile. Come spesso accade, Palermo non sembra essere sempre clemente con i propri figli. E la città pian piano inizia a dimenticare questo artista che per oltre 20 anni ne ha cantato pregi e difetti. Chetti Alamia, in maniera pacata ma decisa, grida il suo dolore. I primi tempi faceva uno spettacolino ogni anno per ricordarlo, adesso non ne parla più nessuno. Questa è una cosa che mi dispiace moltissimo. Io con questo non voglio dire che dovrebbero dedicare una via o una piazza a mio marito, ma almeno ricordarlo ogni tanto e fare una serata in onore di Giovanni Alamia. Ma non a scopo di lucro, non mi interessa prendere soldi, ma ogni tanto ricordarlo. Caro Giovanni, se potessi scriverti una lettera ti direi che forse oggi sei uno dei cantori e dei poeti palermitani, che veramente nelle tue canzoni hai descritto Palermo, la palermitanità, in maniera veramente eccellente. Giovanni! Ciao Giovanni! Ovunque ti trovi lo sai quanto ti abbiamo voluto bene. Viva Giovanni Alamia! Peccato, è mancato troppo presto e ci dobbiamo consolare sentendo le sue canzoni. Io quando sento Trazzeri ho ancora i brividi. Da qualche parte Giovanni sicuramente c'è, ci vede e ci sorride. Ciao Giovanni, lo amo, l'ho amato sempre, lo amerò per sempre.
lo saluto e che lui ci guardi da lassù e guarda pure i suoi figli. E mi protegge un po' pure a me, perché ormai a 70 anni comincio a perdere un po' di colpi. Giovanni, dai, un bacio, amore, ti amo sempre. Ciao, vita mia. Caro Giovanni, adesso è arrivato il momento dei saluti. Come ti saluto? Ti saluto nella maniera più semplice. Una città che forse va perdendo la memoria non cancella la nostra memoria. Il ricordo che ho di te è vivo, ma d'altronde non si muore, si viaggia. Questo è, diciamo, il segreto dell'universo. La morte non vive, la vita non muore. E tu avevi talmente e hai talmente tanta vita dentro di te che questa vita continua a vibrare, continua a viaggiare e continua ad arricchire chi ha voglia di saperla ascoltare. Ciao Giovanni. Sicilia, madre mia, amico mio, e sarai tu.